cosa? Vediamo un poco cosa c'è scritto. Se una calza vuoi avere, tutti i pucciosi devi trovare. PS, non toccare mai la scopa della Befana. I pucciosi? E cosa sono i pucciosi? Ecco la pucciosina, Befana, vienitela a prendere. Ma no, dai, stavo scherzando, chiamiamo Gigino l'edicolante che lui sa sempre tutto. Pronto? Ciao Gigino l'edicolante, sono Marta. Sì, ma per caso tu conosci i pucciosi? Ah, vieni subito? Ok, allora ci vediamo tra poco, ciao! Eccomi, eccomi, ciao Gigino, vieni, accomodati, ciao! Basta, questi sono i pucciosi, ma stamattina ho trovato la casa vuota, però con questo magazine! E che può essere stato? E non lo so, Marta, io devo andare in un negozio aperto, ciao! E scusa, non ti posso offrire niente? No! Una collezione da 8 adorabili bebè morbidi e teneri. Ecco perché si chiamano pucciosi. Vediamo cosa c'è nel magazine. Come sempre ci sono tante curiosità come i fulmini, gelati, gli animali e poi i giochi. Aspetta, io prima ho visto quella vecchia Befana strega che armeggiava vicino alla mia casetta. Chissà se non è stata proprio lei a prendere i pucciosi. Andiamo a controllare, però vado piano piano, se no mi scopre. Vabbè dai, iniziamo ad aprire queste. Bambina cattiva, ti ho scoperto! Vieni qua, brutta bambina! Vieni qua, vecchia schiaffo! Vieni! Mamma mia, quella Befana era proprio brutta. Adesso voglio vedere come sono fatti questi pucciosi. Apriamo questa qui. Vediamo. Wow, guardate com'è tenero e poi morbidissimo. Ha il cappellino rosa, poi il ciuccio giallo, il pannolino giallo. Wow, è dolcissimo. Questa è femminuccia e la chiamo Lily. Vediamo. Wow, questo è super biondo e ha il pannolino azzurro ed è seduto. Poi ha la faccia tenerissima, si può allungare, poi è morbidissimo. Lo chiamerò Gigi. Gigi, raggiungi la tua sorellina. Chi ci sarà in questa bustina? Vediamo. Guardate questo com'è carino. È steso. E poi al biberon il suo pannolino è verde. Tenerissimo. Questo lo chiamerò Alessandro. Lo mettiamo vicino ai suoi fratellini. Le prime tre le abbiamo aperte. Adesso andiamo alla ricerca delle altre bustine. Ok, allora, dove potrebbero essere le altre bustine dei pucciosi? Prima ho visto la Befana che stava nella camera da letto e usciva dal bagno. Proviamo a controllare lì. Ok, via libera. Controlliamo nel bagno. Non c'è niente. Stava andando da questa parte. Eccone una! Eccone un'altra! Eccola! Dove potrebbero essere le altre bustine? Mi faccio un altro giro nella mia cameretta.
più brutta di quella non mi poteva capitare. Allora adesso, per spacchettare queste altre tre bustine, uso una tecnica speciale. Allora, prima le strappo tutte e poi dopo vediamo il contenuto. Inizio da questa. Vediamo la prima. Oh, guardate, questa fa la capriola. Allora, il pannolino rosa ed è una femminuccia. E questa la chiamerò Rotolina. La mettiamo insieme ai suoi fratellini. Prossima bustina, vediamo. Oh, guardate questo, è bellissimo. Ha il ditino in bocca, poi ha un cappellino azzurro, il suo pannolino è giallo. E questo è un maschietto e lo chiamerò Tenerone perché è super tenero. Andiamo avanti, vediamo. Oh, guardate che carina questa qui. Ha il cappellino viola con il pompone in cima e poi il suo pannolino è viola. Guardate in che posizione è. È dolcissima ed è una femminuccia, come la posso chiamare? Dolce! La mettiamo qui insieme agli altri. Per completare la collezione dei bucciosi me ne mancano ancora due. Però io non ho capito, quando completo tutta la collezione cosa succede? Nella lettera della Befana non c'era scritto niente, solo il fatto di non toccare la scopa. Vabbè, adesso lo scopriremo presto. Allora, me ne mancano soltanto due. Prima ho visto la Befana nella mia stanzetta. Forse le ho nascoste lì. Vediamo un poco. Stanno qui. No, qui non ci sono. Dove potrebbero essere? No. Ma lo sai che la Befana non... È scomparsa? Me la sono cavata. Ma cosa sta succedendo? Oh no, ha toccato la scopa della Befana. No. Ecco, lo sapevo, mi sono trasformata anch'io in Befana. E poi non ho nemmeno trovato gli ultimi due pucciotti. Mamma mia, sono disperata, non so cosa fare. E poi con questa scopa che non si stacca dalla mia mano, le Befane come fanno a portarla sempre in giro? Aspetta, le Befane sono streghe, quindi posso fare una magia. Bididi babidi boo. Aspetta, sono le ultime due bustine dei pucciosi. Wow, adesso le apro. Vediamo, dai, almeno ci solleviamo un po' il morale. Guardate com'è carino questo qui. Sta pancia sotto, guardate com'è carino. Poi il ciuccio è il viola, il suo pannolino è azzurro. Lui è un maschietto, lo chiamerò Micetto. Lo mettiamo qui insieme agli altri. Siamo arrivati all'ultimo, così la collezione sarà completa. Vediamo. Wow, guardate questo che carino! Allora, ha i capelli viola e il suo pannolino è arancione! È tenerosissimo! Questo lo chiamerò Matteo perché assomiglia a Matteo quando era piccolo! Vai Matteo, vicino ai tuoi fratellini e sorelline! Ecco tutta la collezione dei pucciosi completa! Adesso la Befana sarà felicissima! Ma cosa dico? La Befana sono io! Oh no, un'altra magia! Sono diventata di nuovo Marta! Sì, finalmente non sono più una strega! Ecco cosa sarebbe successo quando avrei completato tutta la collezione dei pucciosi! Quindi, mi raccomando, non toccate mai la scopa della Befana! E allora, ragazzi, se vi è piaciuto questo incubo, iscrivetevi al canale e mettete tanti pollici in su per i pucciosi che sono pucciosissimi! Ciao!